con alcuni dei leader della coalizione che fin dalle prime battute scalpitavano. Da quando è avvenuto il giuramento degli 8 viceministri e dei 31 sottosegretari, il 2 novembre a Palazzo Chigi, non abbiamo dovuto attendere molto per vedere entrare nel vivo il nuovo governo Meloni. Nonostante in televisione non si faccia altro che parlare di migranti e giovani scapestrati, sono però soprattutto le notizie meno trattate a destare maggiore interesse. Sul fronte interno, tra le principali urgenze da affrontare, c'è quella ovviamente del caro vita e dei costi dell'energia. Pronto a riguardo un nuovo decreto aiuti da 9,1 miliardi di euro, che già nel fine settimana dovrebbe avere l'ok delle Camere, dopo l'esame della nota di aggiornamento al DEF, mentre tiene banco nel frattempo il dibattito sulla nuova bozza del patto di stabilità e crescita della Commissione europea. Guardando oltre confini nazionali, invece, annunciata la piena fedeltà alla NATO nel suo discorso alla Camera dei Deputati, il sesto pacchetto di aiuti all'Ucraina, il primo post Draghi. Al momento resta alla finestra. La Presidente del Consiglio, che secondo fonti di governo domani incontrerà a Roma il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha infatti deciso di attendere. Dopo la telefonata con Biden a inizio settimana per confermare l'impegno, l'impressione è che Giorgia Meloni voglia avere la certezza che le politiche americane siano salde, nonostante le elezioni di medio termine. Conscia che un cambiamento nell'approccio degli Stati Uniti d'America cambierebbe anche quello dell'Europa. La nostra sensazione è che tra un decreto anti-rave e la ripresa della finta guerra infinita alle ONG, molto di più bolle in pentola. Sta a noi scoprire cosa, poiché al momento questo governo non sta regalando forti emozioni.